Buongiorno a tutti, allora scusate per la luce pessima, ma in realtà sono le nove del mattino, ma sta piovendo a dirotto, piove da giorni e io se non faccio qualcosa di diverso dal lavorare e occuparmi della casa e insomma della routine quotidiana mi suicido. <ride> Quindi insomma, vi faccio questo video oggi, vediamo come va, vediamo come viene, ci proviamo. Eh, insomma, io sono un po' così. Ehm... Mi sto riprendendo, ovviamente ci vuole tempo, però... Dai, <ride> siamo qui, in qualche modo siamo qui. Allora, come potrete aver visto, insomma, dal titolo di eh, questo video, questo sarà un video per vedere se ci saranno incontri particolari, speciali, o se ci saranno incontri, <ride> in realtà, ehm, degni di nota da qui a fine anno. Eh, siamo comunque a metà ottobre. Anzi, abbiamo passato, credo, non, io non so più che giorno è, ragazzi, sono veramente un po' fuori dal mondo e dallo spazio, eh, detto ciò, mh, siamo comunque proiettati verso la fine dell'anno, quindi eh, mi piace fare questi video giusto per eh, capire e inquadrare un po' la nostra situazione eh, prima che l'anno finisca. Come sempre vi faccio scegliere il mazzo. Abbiamo per il gruppo 1 i tarocchi universali, quindi questi qui, per il gruppo 2 abbiamo i tarocchi delle sette verità. E per il gruppo 3 abbiamo eh, gli eretere al shadow Otero, quindi quelli che io chiamo i tarocchi oscuri. Eh, ovviamente abbiamo ehm, l'oracolo, il mio oracolo d'autunno per chiedere il consiglio riguardo a questa situazione. Poi abbiamo i charms, quindi insomma sarà una lettura completa. Quindi Bon, vado a spostare il mazzo del gruppo 3 e il mazzo del gruppo 2. E lavoriamo con il gruppo 1, gruppo 1, vediamo se da qui a fine anno ci saranno incontri rilevanti. Vediamo anche in che ambito quindi se in ambito amoroso lavorativo affettivo eh, amicizia ehm. abbiamo un sole qua che ci accompagna quindi quali incontri rilevanti per il gruppo 1 incontri rilevanti va bene per, questo, per chiarire questo sole allora, queste le mettiamo qua sperando che non caschino. Allora, beh, è uscito questo sole che comunque già mi indica. Um non solo una buona dinamica eh, nei rapporti sociali c'è molta chiarezza, c'è molto confronto ci sono anche tante, ci vedo anche tanto calore tante coccole, eh, tanto scambio, quindi insomma già siamo eh, partiamo diciamo favorevoli per quanto riguarda le, eh, le azioni, ho chiesto una carta per ehm, spiegare questo sole e qua mi viene il 3 di eh, pentacoli, quindi qui descrive una buonissima situazione lavorativa in team, bellissimo ovviamente se siete pensionati potrebbe essere Qualcosa che riguarda i vostri hobby, qualcosa che riguarda in realtà qualcosa che state mettendo in piedi. Anche qui potrebbe essere qualcosa nel sociale: non so, magari siete in qualche associazione della vost del vostro paese, della vostra città pro loco o, o magari fate. Um, Volontariato, ci vedo anche questo tipo di, eh, insomma, di attività e, e qui abbiamo ragazzi una bellissima situazione perché non solo c'è una buonissima intesa tra voi e altre persone che comunque perseguono i vostri stessi obiettivi, ma appunto c'è eh, molta riuscita, possibilità di riuscita, successo, eh, voglia di fare e di fare bene. Quindi, ottimo, si parte già benissimo. Poi vediamo cosa abbiamo qua. Abbiamo un fante di bastoni e la papessa. Allora, ci potrebbe essere per alcuni di voi eh, qualcuno di molto giovane. Qualcuno di molto giovane che si affaccia, che si approccia, eh, diciamo, magari anche per chiedere dei consigli, per... Eh, scusate, io spero che vediate bene queste carte, abbiate pazienza, la luce è quello che è. Ripeto, qualcuno, vedo qualcuno di molto giovane che in realtà viene magari per chiedervi dei consigli, vi vede un po' come eh, delle persone esperte, dei guru, eh, o magari qualcuno che si aggiunge al vostro team, che è molto giovane e che impara da voi. Eh, L'arte del vostro lavoro, l'arte del vostro operato. E in realtà, però, che cosa succede? È molto rilevante questo incontro perché vi andrà a sbloccare. Spesso le persone giovani, a volte oggi siamo molto duri no? con, con i giovani di oggi che diciamo che non hanno voglia di fare niente, che non, eh, che non si impegnano come ci impegnavamo noi ai nostri tempi. C'è un po' questa cosa no? del, ehm, del criticare un po' le, le nuove generazioni. In realtà, qui abbiamo un incontro rilevante, nel senso che questa persona, seppur Molto giovane andrà a sbloccare e a ampliare i vostri orizzonti, tanto da addirittura farvi rimettere a studiare in alcuni casi o farvi esplorare eh, cose che finora non avete mai esplorato. E la cosa bella è che in realtà, con questo incontro, eh, mi viene da dire che eh, raggiungerete anche un qualche equilibrio. Ehm. Quindi forse questo incontro sarà proprio necessario o comunque utile per equilibrare dei fattori vostri interni che fino ad ora sono stati un po' eh, non dico dei pungible, però insomma che finora hanno cozzato un pochino. Quindi questo primo gruppo ha una bellissima situazione sociale, eh, sia lavorativa sia hobbistica, insomma, poi l'ambito lo sapete voi, però vedo questa persona giovane, molto giovane, eh, che in realtà vi andrà a. Eh... <ride> a farvi porre delle domande, a sbloccare delle cose. Questo è molto bello, ripeto, a volte eh, i giovani ci insegnano cose che mai più pensavamo di, eh, magari ci fanno anche ringiovanire, ci fanno pensare no, a quando eravamo giovani noi e ci mettono a posto in realtà, magari cose del passato che abbiamo bisogno di eh, mettere a posto. Si sì, scusate, stanno facendo i lavori fuori, ragazzi, è un periodo così, bisogna prendere le cose un po' come vengono. Niente, sta, sta porta del passato, ragazzi. Sta uscendo per alcuni di voi, sta uscendo veramente in maniera insistente. Quindi, alcuni di voi stanno proprio facendo appunto i conti col passato, lo, stavamo, lo stavamo dicendo. A volte, io penso che questo, questa persona giovane potrà farci ricordare come eravamo noi alla, alla sua età e ehm, appunto sbloccarci delle cose, tanto da aprire un portale che forse andava aperto nel passato o addirittura chiudere qualcosa del passato che eh, non ci appartiene più e quindi fare i conti con qualcosa del passato e chiudere una situazione che ha bisogno di essere chiusa. Chiaramente è una stesa generale, quindi mh, cercate di capire qual è <ride> l'interpretazione migliore per quella che è la vostra situazione, però sì, c'è questa cosa eh, del passato che, eh, che ritorna e che o va affrontata o va affrontata e chiusa, quindi questo è anche molto interessante. Eh, gruppo 1, vediamo i vostri chance incontri rilevanti da qui a fine anno per il gruppo 1 incontri rilevanti da qui a fine anno per il gruppo 1 incontri rilevanti da qui a fine anno per il gruppo 1 uh sì certo, ce l'abbiamo l'incontro rilevante <ride> abbiamo un incontro con un segno di terra potrebbe essere un segno di terra d'altronde era uscito il 3 di pentacoli eh, potrebbe essere una persona che vi aiuta a rallentare, che vi aiuta a capire quali sono le vostre priorità, eh, è una persona che di certo vi aiuta a brillare. Uscita la stella, c'era già il sole, eh, vi aiuterà sicuramente nel lavoro. C'è anche qua il chance del lavoro. Ha una passione, infatti è un paggio di bastoni, e infatti c'è anche qua. Ha una passione incredibile, potrebbe essere anche un segno di fuoco, eh, però. Quello che io vedo è una passione incredibile in tutto quello che fa, grande voglia di lavorare, di espansione, eh, grande voglia di chiedersi dei perché e di, ehm, che si dice? di eh, creare dei perché nelle altre persone. Infatti c'era questa roba che vi apre un mondo. Addirittura ci sarà chi avrà questa persona che vi apre il terzo occhio, niente proprio di meno che. E potrebbe essere una persona che inizia con la F, però F di fante di bastoni anche potrebbe essere. E ovviamente le lettere le lascio interpretare a voi, eh, mi viene in mente Federico, Francesca, Fabiano, Fabiana, Fabio, eh, però insomma lo, lo... nulla può turbare il vostro equilibrio, si parlava di equilibrio, e eh, io penso che ripeto questa persona andrà a fare in modo che veramente niente, nessuno poi potrà turbare eh, quello che otterrete, quello che raggiungerete, la papessa è la sacerdotessa per eccellenza, è colei che proprio nulla la scalfisce. Questa persona vi potrebbe anche aiutare o ad aumentare le vostre difese o ehm, a mh, diminuirle. Dipende il vostro equilibrio a che punto è, però eh, c'è anche questa cosa. Abbiamo riconosci, riconosci che tu sei la verità. Ok, e poi abbiamo l'ultima frase, magari la leggiamo in italiano: le vostre azioni saranno inaspettatamente ripagate. Bello, bellissimo, bellissimo perché questo incontro vi darà tantissimo secondo me. Oltre al fatto che appunto abbiamo eh, un grandissimo, una, riusci una grandissima riuscita, io vedo una grandissima riuscita da qua a fine anno, un lavoro in team eccezionale, molto bello. E anche questa risoluzione che potrebbe essere determinante ancora una volta appunto per il vostro equilibrio. Va bene, gruppo 1, che dire? Fatemi sapere se effettivamente sarà così. Io vi ringrazio per essere stati qua con me, vi mando un bacione enorme, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. 2 se avete scelto i tarocchi delle sette verità allora andiamo a vedere quali incontri particolari o rilevanti potrete avere da qua a eh, fine anno quindi gruppo 2 incontri particolari o rilevanti da qui a fine anno incontri particolari o rilevanti da qui a fine anno ce ne saranno se sì di che tipo incontri particolari o rilevanti. Da qui a fine anno, ok, e ce le abbiamo, vediamo che cosa. Uh, due giovani per mano, progetto di unione, che meraviglia! Poi abbiamo, ecco appunto la donna in nero, minaccia di collera e litigio qui è Marte che si fa sentire e poi, però abbiamo corona di alloro buoni successi. Allora, qua ci sono ovviamente eh, diverse interpretazioni. Um, abbiamo due carte molto positive e in mezzo una carta burrascosa, però ovviamente questa è attenuata eh, dalle altre due. Io qua ci vedo una crescita. Ci vedo proprio un, un fulmine a ciel sereno che però vi scuote e che vi dà, secondo me, anche una sfida da portare avanti, da portare a termine. Allora. Um, per alcuni di voi sì, l'incontro c'è, perché abbiamo qua due giovani per mano, progetto di unione, quindi potrebbe essere un'amicizia molto stretta, ma ovviamente a me qua vengono in mente gli amanti, quindi mi viene in mente proprio un partner, una partner, se siete single potreste effettivamente eh, trovare insomma una persona eh, per, eh, con cui condividere insomma le vostre cose, la vostra vita, la vostra routine. Detto ciò, questo sarà un grande scossone, cioè questo darà veramente un cambiamento, cioè sarà veramente un cambiamento molto drastico e importante. Ci vedo anche il fatto magari di dover cambiare città per questa persona, di dover cambiare lavoro per questa persona, quindi una sfida molto grande ovviamente se ci pensiamo. Ci vedo questa roba qua e quindi è ovvio che c'è un attimino di <ride> terra che trema sotto i piedi proprio perché c'è questo tipo di situazione: una situazione dove sì, io incontro una persona. Eh, molto importante qui mi viene eh, cioè proprio il lavoro zero, non mi viene niente, mi viene proprio una roba sull'unione sentimentale, quindi mi viene proprio una, una persona di tipo relazione, insomma una, una relazione. Eh, certo poi oh, eh, tutto può essere eh, perché non è che io vedo non è che quello che io dico è infallibile però sì, questo, questa unione andrà a comportare dei grandissimi cambiamenti, appunto il terreno un po' che trema sotto i piedi, grande forza cioè dovreste, dovrete dimostrare la forza del guerriero, il sette, il caro, la forza del guerriero, il fatto di dire va bene, ok, mi si sì, chiede di mettermi in gioco, mi metto in gioco, ci vuole molto coraggio, ci vuole molta, infatti qua il rischio è che addirittura eh, salti questa relazione. Vedete, eh, perché proprio eh, c'è tanta carne al fuoco, c'è tanto da fare, c'è tanto da rimboccarsi le maniche, c'è tanto da risolvere, quindi non tutti avranno il coraggio per intraprendere questo tipo di cosa. Io, però, vi dico che qualsiasi sarà la decisione che prenderete, in realtà sarà buono per voi perché? Perché qua abbiamo una bellissima vittoria, buoni successi. Alcuni andranno a pezzi? <ride> diciamocelo, queste situazioni non sono mai facili, quindi da affrontare non sono mai semplici. Quindi alcuni avranno poi cocci da rimettere in piedi. Non, eh, non, non vi dico fregnace, non vi dico: Ah sì, sarà la storia de, de, eh, della principessa e del principe. Non per tutti sarà così, però. Qualunque esito avrà questo tipo di incontro, in realtà per voi, magari poi non ve ne accorgerete nell'immediato, ma per voi qualsiasi sarà l'epilogo, sia che rimarrete insieme sia che non rimarrete insieme, per voi sarà meglio così. Perché qua mi dà questa carta che ovviamente è la vittoria: vittoria per voi, quindi vittoria eh, per chi eh, decide. In questo caso, sia di rimanere, sia di eh, insomma, allontanarsi o concludere la, la relazione. Abbiamo un buon successo quindi, in realtà, poi le cose, cioè questa carta va a dire che le cose si eh, risolveranno, quindi si, avranno un epilogo felice, insomma. E qui ragazzi, è un bel <ride> c'è una bella energia, è bella tosta. Vediamo il consiglio riguardo a questo tipo di unione, a questo tipo di incontro. Perché qua a me viene proprio un incontro amoroso, se non sarà un incontro amoroso sarà comunque un incontro che metterà a dura prova un po' i vostri nervi, diciamocelo. Oh, raccolto l'abbondanza, Beh, però qui raccolto l'abbondanza a me viene da dire che questa carta vi consiglia di raccogliere il più possibile o di godere il più possibile da questo incontro, da quest'unione. Forse anche qua l'epilogo sarà comunque buono, perché ha gli stessi colori di questa carta qui. Scusate, c'è cioè il riflesso, non mi voglio accecare. Eh, io penso che comunque vada sarà un successo: nel senso che, ripeto, sì, è vero che c'è tanto. Però, appunto, c'è tanta carne a fuoco. Tanta carne a fuoco potrebbe essere anche, appunto, l'abbondanza: l'abbondanza di dire finalmente cambio casa, finalmente cambio vita. Forse c'è anche qualcosa da raccogliere qua, oltre al fatto di, del cambiamento. Quindi, i cambiamenti fanno sempre paura, però, ci fanno anche crescere, ci fanno anche capire determinate cose, ci fanno capire quali sono eh, le cose che effettivamente poi vogliamo raggiungere nella nostra vita. Quindi, quest'unione quest in realtà, a mio parere. Secondo me vi può dare tantissimo e poi soprattutto se seguite questa persona mi viene a dire: Non sarete da soli, quindi sì, magari il, il tragitto non è facile, però avete una persona al vostro fianco che vi sostiene, che vi aiuta, che vi supporta. Quindi forse ecco, c'è anche questa cosa da, da calcolare che alla fine poi non siete da soli. Non lo so, io mi sento di dire che secondo me, vabbè, io poi sono una una matta cioè il matto per me è il buttarsi senza se senza ma certo poi uno deve valutare le situazioni non è che si possono fare sempre le cose con incoscienza però eh, mi viene da dire che qua ehm, c'è tanto da raccogliere quindi forse varrebbe la pena eh, buttarsi e farci un pensiero va bene gruppo 2 vediamo i vostri charms sì. incontri particolari molto particolari per il gruppo 2 incontri particolari incontri interessanti per il gruppo 2 incontri particolari incontri interessanti per il gruppo 2 ok, sì, allora è incredibile come Chan ci ha solo visti così è un dare a vere è un dare e avere, un cambio colore. Non so se avete mai giocato a uno, eh, però questa carta è veramente esattamente l'emblema di questa cosa. Le relazioni si tratta di dare e avere, e si tratta di cambiare o comunque mh, accettare il compromesso questo in tutte le relazioni io ragazzi da che, eh, da che mondo è mondo e da che sono nata qualsiasi relazione lavorativa eh, ma anche con i parenti i genitori ma anche col partner o la partner insomma eh, è sempre un dare avere e un accettare il compromesso noi siamo fatti di determinati colori le altre persone sono fatte di altri determinati colori quindi la commissione eh, è capire e venirsi un po' incontro c'è il carro <ride> la macchina per me è il set, il carro è quello che è uscito dalle carte, quindi sì c'è da impegnarsi, c'è da lottare per andare avanti, però qui avete anche un bello sprint secondo me, c'è da decidere la strada da seguire, qui c'è proprio la strada da intraprendere, è proprio uscita gialla come... Questa carta qua, quindi secondo me, ehm, boh, i chance eh, vi, vi dicono di percorrerla questa strada perché è uscita la, la macchinina, è uscita la, la dicitura della strada. Sì, ci sono un po' di paturnie, c'è la luna, però c'è anche la vita insieme che può essere ancora una volta molto ricca e abbondante. Ci cioè, sono usciti, ragazzi, gli stessi chance che rispecchiano le, car le, sì, le carte che sono uscite, quindi fantastico. Eh, qualche paturnietta, però anche tanto, tanto divertimento. Ancora una volta, ripeto, non siete da soli. C'è qualcuno con voi che comunque vi supporta. Vabbè, qui dice avete un ottimo fiuto per gli affari. Forse questi affari è anche il fatto di appunto cogliere questa abbondanza, cogliere questa opportunità, eh, forse anche per cambiare cose importanti della vostra vita. Quindi ci sta. Um, allora, qui da una parte, ripeto, abbiamo il fatto del divertirsi con l'altra persona, dello stare bene con l'altra persona. Poi è ovvio che nel momento in cui eh, si esauriscono, forse anche i primi eh, incontri dove ci si diverte, eccetera. Nel momento in cui c'è un progetto di unione, perché qua veniva fuori un progetto di. Unione eh, è ovvio che poi si parla di cose serie. Le cose serie spaventano sempre. Ricordiamoci che gli scambi, scambi anche inteso come ehm, comunicare, avere una comunicazione molto vivida, essere molto sinceri anche con l'altra persona. Dire guarda, questa roba mi spaventa un po' perché eh, forse qua c'è anche qualcuno che vuole bruciare un po' le tappe. No, se incontrate una persona e già entro fine anno rivoluzionate la vostra vita per è tanta roba. Ci credo che arriva Marte a sfondamento. Quindi, insomma, ehm, c'è anche questo tipo di cosa. Ovviamente non potrà va valere per tutti, io sto andando random, vi sto dicendo quello che la stesa mi dice, poi insomma sarete voi ad applicare, quindi ovvio che ci sono delle paturnie, c'è un po' di luna eh, che potrebbe... <ride> eh, potreste avere la luna storta ogni tanto, però sì, cercate di, essere, eh, di avere un'ottima comunicazione, però insomma io penso che se intraprenderete questa strada poi avrete eh, comunque... Un grande successo in, in questo tipo di, di relazione, in questo tipo di cosa, io non vi voglio spingere ovviamente a fare nulla di eh, insensato. Mi raccomando, valutate bene tutte le vostre opportunità, siate molto chiari, siate molto. Ehm... Ecco, valutate molto bene, perché qua si parla di eh, cambi importanti. Però sì, c'è questa persona. C'è una persona che mi viene appunto un partner o una partner, qualcuno che potrebbe essere effettivamente molto importante nel vostro immediato futuro, prima della fine dell'anno. Bon, gruppo 2, che dire? Eh, qua è mosso, cavoli vostri! <ride> Vabbè, mi saprete dire, perché qui sono molto curiosa, anche perché le stese amorose non escono spesso nelle mie... Le mie stese, invece, qua c'è proprio una, una stesa di questo tipo. Va bene, gruppo 2. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati qua con me. Fatemi sapere, vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ok, gruppo 3. Se avete scelto i tarocchi oscuri, andiamo a vedere se ci saranno incontri particolari rilevanti da qui a fine anno per voi quindi incontri particolari o rilevanti per il gruppo 3 incontri particolari rilevanti ok questa è schizzata fuori ce la teniamo incontri particolari o rilevanti da qui a fine anno per il gruppo 3 questa Ok, e ce li abbiamo, quindi andiamo a vedere se effettivamente ci saranno incontri eh, di una qualche, eh, così, eh, incontri validi, incontri buoni <ride> da qui a fine anno per il gruppo 3. Abbiamo un 3 di bastoni, ok, poi abbiamo un 9 di coppe e poi abbiamo un 9 di pentacoli. Allora, beh, il tre, i, i tre normalmente si rifanno sempre a, un po' alla società che abbiamo intorno, quindi al lavoro che eh, stiamo Approntando nei confronti eh, degli altri, qui mi viene in mente progetti, qui sono progetti che salpano. Quindi probabilmente avete già dei progetti con delle persone che, però, non sono nuove, sono già nel vostro team lavorativo o nel vostro team affettivo. Quindi non vedo eh, cioè non vedo particolari novità, ecco, se vogliamo dire, cioè non vedo persone nuove, vedo persone tra virgolette, vecchie, <ride> cioè voi state già lavorando con delle persone, state già. Ehm, avete già avviato delle cose con delle altre persone, ok? Quindi in realtà, forse non avete neanche bisogno ecco, di, ehm, di avere nuove persone, non le state forse neanche cercando le nuove persone nella vostra vita. Due carte molto belle che mi piacciono tantissimo perché? perché i nove ci parlano di soddisfazione, nove di coppe, nove di pentacoli significa che siete già soddisfatti sia emotivamente sia eh, materialmente o comunque nella sfera eh, anche se vogliamo delle radici della famiglia, della vostra famiglia di origine ecco. Ehm... 9 di coppe, e 9 di pentacoli, è proprio il fatto di dire no, io veramente sto per quest'anno, sto, sto bene così, ho le mie soddisfazioni, tra l'altro qui vedo anche delle, proprio delle soddisfazioni che arriveranno tra novembre e dicembre, quindi molto bene, eh, che arriveranno probabilmente, visto che è uscito questo 3 eh, di bastoni, arriveranno proprio da, dalle cose che avete già, qui avete già messo della, vedete c'è il fuoco, avete già messo della carne al fuoco, qua il, rogo sta già andando, il fuoco sta già andando. Quindi l'esito lo avrete probabilmente appunto prima della fine dell'anno e saranno, saranno esiti che vi daranno grandissima soddisfazione personale e secondo me anche mh, uh, grandi risorse. Però è una roba che già state facendo, cioè non vedo nessuno di nuovo che si affaccia, che si. Um, Profila l'orizzonte per voi: voi state già lavorando con delle persone o comunque state già perché lavorando il termine lavorare se siete in pensione non funziona, ma state già operando con delle persone, questo sia a livello. Potrebbe essere lavorativo o bissico se siete pensionati, sia a livello emotivo. Cioè, voi già probabilmente avete già una famiglia, avete già qualcuno che. Quindi, cioè, mi fa specie perché è esattamente l'opposto della stessa precedente. <ride> Comunque, fantastico perché appunto qui io non vedo eh, appunto persone nuove all'orizzonte da qui a fine anno, che poi rega su due mesi, eh, però vedo, ehm, vedo proprio questo grande lavoro che avete già. Eh, avviato e che va in realtà verso una conclusione assolutamente positiva e soddisfacente. Grande soddisfazione, grande appagamento, anche appagamento eh, fisico, sessuale, eh, psichico, materiale, eh, appunto di risorse. Eh, quindi bene, insomma, cioè io qua non vedo, ripeto, questo non vedo incontri nuovi. Ecco, va bene, vediamo il consiglio eh, riguardo a questa situazione. Quindi consiglio per queste unioni che a questo punto già ci sono, per eh, questo gruppo 3, quindi vediamo. Consiglio per il gruppo 3, ok. Questa vabbè, me ne sono uscite due. Rega. Le vediamo tutte e due e non se ne parla più. Allora, c'è il legame con gli avi, mi veniva qua. Il legame con la vostra famiglia di origine e c'è il eh, voi non la non capisco perché non si vede questa scritta perché io la vedo benissimo invece qua invece in video non si vede mai. Comunque qua c'è scritto decorazioni, il romanticizzare e per me questo è proprio il fatto di gode godere. Mh, scusate, voglio dire 200 cose insieme. Godetevi <ride> Quest questa goduria che appunto viene fuori perché è venuta fuori, godetevela, cioè qua i messaggi sono il messaggio è molto chiaro eh, coltivate il legame con la vostra famiglia d'origine anche con chi non c'è più perché questi sono i vostri avi e godete di questo eh, sia di questi legami che avete con la vostra famiglia d'origine quindi probabilmente se, siete anche molto coccolati dalla vostra famiglia d'origine però godete anche dal, eh, dalle soddisfazioni che arriveranno da qui a fine anno scusate volevo mettere le carte in maniera che le vedeste un poco meglio Va bene, vediamo i vostri charms, gruppo 3. Allora, incontri generali. Ho fornito chiarimenti sulla situazione del gruppo 3. Chiarimenti sulla del gruppo 3. Uh, e quanta roba è uscita? Allora, scusate, recupero tutto perché poi mi perdo i pezzi. Allora, c'è tantissimo, c'è veramente tantissimo. Quest tutta questa carne al fuoco che avete messo <ride> che già sta lavorando, eh, perché il carrozzone sta già lavorando, qui lo dicevo prima. E qua c'è fertilità, sblocco di porte, eh, grande comunicazione, espansione. Grande divertimento ragazzi, ce cioè ve la godrete un mucchio proprio, ma proprio da divertirsi: grandi feste, serate, concerti, bowling, eh, occasioni di emozioni. Potreste avere vicino dei segni d'acqua? Abbondanza. C'è cioè addirittura la sterlina. Quindi qua <ride> è proprio uscito questo, so, questi nove di pentacoli, però è uscita anche appunto la sfera emozionale, il godimento emozionale che eh, era uscito con questa carta. Good, il fatto di fare bene, il fatto di, di godere del fatto che state facendo bene, il sorriso, quindi sarete good, and, good smile, un buon sorriso ragazzi, bellissimo. Mi viene anche sul lavoro, ecco, quindi questi pentacoli, probabilmente per qualcuno di voi ehm, questa soddisfazione, questa Espandere la propria attività, eh, mi viene anche questo tipo di. Eh, mi viene anche sul lavoro. Poi certo, se non lavorate, non sarà sul lavoro, sarà in qualche altro ambito. Insomma, abbiamo delle frasi, le leggiamo. No, c'è la tisana quindi il fatto di rilassarsi, di stare bene, il godere forse la tisana serale. Poi c'è avete un ottimo fiuto per gli affari. Bene. D'altronde qui di affari ne avete già avviati parecchi, e poi mi viene. Bravi, date prova di grande coraggio civile, ottimo. E poi quest'altra, ultima mi viene. Le amicizie non sono spiegabili, non bisogna spiegarle se non si vuole ucciderle. Io qua vedo intorno a voi delle persone che proprio vi vogliono bene incondizionatamente, cioè proprio vi sostengono, vi, vi supportano, infatti qua c'è grande... Grande supporto dalla vostra famiglia d'origine soprattutto, però anche da eh, amici, colleghi, persone intorno a voi, quindi bellissimo, cioè c'è proprio un'atmosfera dove regna una grande ricchezza emotiva e una grande ricchezza materiale, quindi da qui a fine anno ragazzi tanta roba, c'è anche addirittura l'apertura di porte, infatti mi veniva il fatto di riuscire in qualcosa bene, vuol dire che i vostri affari che avete già avviato con persone già buone intorno a voi. Andranno bene, quindi non ci sono, eh, non vedo grandi eh, incontri all'orizzonte, ma in realtà siete già a posto così, andrà tutto bene così, insomma. Va bene, gruppo 3, che dire, c'è eh, un, una bellissima energia, proprio di grande armonia, di grande serenità, di grande condivisione, grande divertimento, c'è dell'amore. <ride> Che bello, dai fatemi sapere se effettivamente sarà così, io vi ringrazio per essere stati qua con me, vi mando un bacione enorme, mi scuso ancora per la luce, ma eh, si fa quel che si può con quel che si ha e, e niente, grazie ancora, ci vediamo al prossimo video. Ciao!